Intanto mi dispiace perché non ho sentito le relazioni, immagino che sia stato un punto. Vorrei intervenire su questo. I motori si sono scaldati durante questo recente referendum. Mi auguro, ma questa è la mia più grande preoccupazione, come la faccio, che condivido in pieno adesso, perché ci sono stato accanto. Non penso che si possa essere molto in contraddizione. E sono questioni che davvero lei puntualmente c'entra in pieno. E cioè, quello che mi preoccupa, onorevole Francesco, è chi è che oggi come oggi può avere la capacità, la pazienza, l'umiltà, la preparazione, eccetera, di poter essere. Questo è l'istituzione. No, ma ci vuole un uomo che deve in qualche maniera riordinare le idee, e le idee ce ne sono tante, progetti ce ne sono moltissimi, guardate, c'è un'infinità di robe, bisogna fare veloce. Il mondo cammina, io sono d'accordo con il professor Montoni, no? Il mondo cammina, io mi chiedo scusa perché sono entrato ieri sera da destra, quindi ho dovuto, insomma, però mi interessava molto, insomma, perché ringrazio Giorgio, il professor Corso, che insomma ci teneva molto comunque a partecipare. Questo è il vero problema. Allora, il professor Cusa anche durante le interviste ha detto chiaramente tante cose, e altri hanno detto altrettanto chiaramente le cose. Io penso che adesso siamo arrivati al momento in cui dobbiamo partecipare per decidere, però purtroppo per fare questo, per tessere, non possono esserci uomini di cultura, ci devono essere uomini che pazientemente, con umiltà, perché questo è fondamentale. Guardate, io sono giovane, ma almeno purtroppo non sono neanche io più giovane, vero dottor Masci? Però io credo che dobbiamo fare un grandissimo sforzo, il Consiglio regionale, fuori dal Consiglio regionale, eccetera, eccetera, per poter riprendere il filo del discorso. Altrimenti qui non si arriva. Professor Nunzia, io sono d'accordo con lei, molto opinione, io sono stato 6 anni a Leni, conosco benissimo la storia del nuovo opinione, concordo pienamente, molte volte gioielli li abbiamo sprecati. E siccome erano vacche grasse, ci sembrano che le vacche grasse, il periodo delle vacche grasse, di massa, invece nella realtà questo non è. Un'altra altre preoccupazioni è una proposta, e chiudo. Quindi gli atteggiamenti di rottura, a mio avviso, bisogna avere un po' di, come dire, incassiamo anche ciascuno di noi, ognuno ha delle proprie idee che vorrebbe in qualche maniera che venissero sopravvalutate o valorizzate al massimo, però questo. L'altra cosa che mi preoccupa sono le inerzie e le insufficienze. C'è chi, forse il professor Montoni, la legge 19, faccio un esempio, tanto per fare un esempio, ha quelli a disposizione, ma avuti 7 mesi si deve esaminare 2 progetti, scusate, non uso il termine, 7 mesi, a quando mai? Cioè 30 giorni dovrebbero essere esaminati, o no, o sì, oppure che cosa? Basta, punto. No, sono 7 mesi. Altre cose, hanno fatto la nomina del direttore generale di Sardegna Promozione. Tra i criteri non c'è la conoscenza del territorio, non c'è la conoscenza delle risorse naturali, turistiche ed industriali, ma fusto o fusta che ha vinto, non riuscito. Ma che cosa va a raccontare? E allora che marketing? La storia di Oristano insegna. La proposta, soprattutto al professor Cusa, perché penso che sia tra i pochi che sanno veramente
di questi aumenti relativi allo stipendio. No, professor Sabatini, è stato lo sviluppo perché penso che, insomma, è un luminare, quindi anche con il mio vecchio professore, io sono stato suo allievo, professore, forse non si ricorderà, però. Bene, a me interessa, per esempio, l'articolo 117, ultimo comma, titolo quinto della Costituzione, perché alle regioni è dato potere e sarà dato potere di muoversi anche internazionalmente, ovviamente nell'ambito del contesto di i mattoni, professor Montoni. Sicuramente noi lo teniamo sul domus de fatto, sul domus del tutto fatto, o tutto su CIA, o forse fra poco miniera non ne abbiamo, agricoltura facciamoci la croce, pesca non l'abbiamo mai avuto, non so di cosa vi prendo. Allora io penso che ci sono dei trasferimenti anche quelli da desolini, sono più o meno finiti o stanno finendo o comunque si stanno riducendo. Io penso che ci sia un grande interesse invece ad avere un ruolo, anche qui con competenza, con umiltà, eccetera, sempre più interessante nel Mediterraneo. E allora i mattoni potrebbero essere là. A professor Pulusa, stendere l'articolo dello statuto affinché questo venga accolto per lo sviluppo, altrimenti mi sembra che le condizioni non siano molto propizie per la Sardegna. Grazie. Adesso